Quindi Freud non aveva tutti i torti quando diceva, parlava del disagio della civiltà. Cioè nella civiltà noi, diceva Freud, barattiamo parte della felicità per un po' di sicurezza. Cioè pur di non mettermi in contrasto con te, non ti dico niente, trattengo, ma trattenendo diventa un'abitudine, trattengo, trattengo, trattengo e diventa il mio metaprogramma, trattengo, trattengo. Quindi la mia relazione con te non è più sana, è mediata da che cosa? Da una paura. Chiaro? Ecco, buona parte del lavoro della bioenergetica, per chi è interessato anche a altri modelli, fanno in modo da rompere questa inibizione, come prima cosa. Anche la Gestalt fa questo. Perché? Finché abbiamo questa inibizione, tutto quello che pensiamo da inibiti è già tossico. Perché diciamo lo faccio perché non voglio fare del male all'altro, lo faccio perché sono buono, lo faccio perché mille ragioni. In realtà lo faccio perché ho preso questa abitudine qui e ciao. Questo rende difficile la comunicazione perché non si sa mai se l'altra persona c'è o non c'è. Perché se uno mi dice una cosa e non risponde, è come fossi sordo, cieco, mezzo zoppo e handicappato mentale. Cioè, quante volte nel rapporto genitori-figli senti una madre che dice e mangia, dopo che gli ha detto 5.784 volte, ci sarà qualche ragione che gli verrà in mente che forse non funziona? Guardate, una volta c'era un ragazzo, una ragazzina che non mangiava, stava diventando anoressica. Cosa ha detto a sua madre? Bene, adesso lei le presenta da mangiare, se lei non lo mangia, lo prende, lo porta via subito, mi raccomando, non mangiare, non hai fame. Non so. Finché quella, dopo 2 giorni, dice, ma io ho fame, e beh, ma se non mangi, non mangi subito, non te lo do. Ha fatto la parte opposta, questa si è messa a mangiare. C'era un ragazzetto che era disordinato, ma la madre metteva sempre in ordine. Ha detto, signora, lei diventi più disordinata di lui, vada in camera sua, gli fa il letto, vero, perché ha solo 35 anni, no? Allora, quando fa il letto, lei si mangia dei biscotti, giusto? E per sbaglio gli finisco le briciole nel letto, poi fa il letto e gli mangio le briciole, no? E quando lei deve accompagnare a scuola suo figlio, lo fa aspettare, dice, tutte le mattine, bene, e lei sa di che deve fare? Lei deve andare giù, fare tutto, poi ah, ho dimenticato questo e torna su. Fa, ho dimenticato questo, finché, facendo così, sai cosa è successo? Che il bambino ha detto, mamma, arrivo tardi a scuola. L'ha detto lui, capite? Finché la madre dice, fai presto, peggio diranno, capite? Quindi questi sono, è l'ABC, senza questo non si capisce un minchia della vita. Cioè gli esseri umani sembrano perversi, rincoglioniti, ti viene voglia di stare solo con i cinghiali. Ecco, se invece cominci a capire che certi principi valgono dappertutto, quindi per essere buoni, bisogna fare il bene. Allora, se gli dici 5.842 volte mangia, non mangia, vuol dire che fai male. Fai qualunque altra cosa, fatti la barba, mangiati un cioccolato al rovescio, qualunque cosa è meglio che ripetere per la 487 mesi una volta, perché è chiaro che quello non funziona. Si è creato uno schema per cui la madre dice una cosa e l'altro va così. Allora la madre lo fa di nuovo e l'altro fa così. La madre lo fa di nuovo e l'altro fa così. La madre lo fa di. Capite bene che vista da fuori questa situazione è solamente stupida? Perché qualunque altro comportamento, qualunque, compreso quello che una madre si fa la barba anche senza averla, è più intelligente di quello. Perché ci prova. Facendo la barba può darsi che. Oppure si mette a grattarsi la testa e fa così. Ma comunque, meglio si mette per terra e fa così. Tanto se spesso tra genitori e figli, se una madre è troppo sensata al figlio, il figlio diventa troppo insensato, perché ci si divide, è il compito, no? Cioè chi deve diventare ragionevole e l'altro rifà. Oppure uno fa il buono e l'altro diventa stronzo. Allora quello fa ancora più buono e l'altro ancora più stronzo. Finché lo sta per impalare, a quel punto forse un giorno si risveglia, no? Ecco. Capite cosa è qui? Ecco, questo è proprio l'ABC, poi potete andare a casa, se mettete applicate sta roba, la vista già va già in campo. Terribilmente difficile. Perché c'è una paura fottuta, c'è la paura che succeda chissà che cosa. Faccio un altro esempio. C'era un
signore che lavorava nel comune di Genova, il quale in un gruppo disse, ma io ho un capo terribile. E cosa c'ha di terribile? È un ossessivo bestiale, bisogna che tutte le cose siano giuste, a posto, così impazzisco. E tu sei ordinato. Ma sì, ma non tanto così. E quindi tu metti le cose, non sei proprio preciso, quindi quello, sì, tutti i giorni. Allora, bene. Tu quindi hai cercato di riportare un modo più normale di essere ordinati, no? Perché lo vuoi educare tu lui, né? Bravo. Quanti anni che va avanti così? 10 anni. Quindi ha funzionato sta cosa, no? No, non ha funzionato. Allora sei disposto a fare qualcos'altro? Sì. Bene. Devi diventare più ossessivo di lui. Trova l'occasione. Gli hanno portato una volta una fotocopiatrice in ufficio. Allora lui ha fatto veramente l'ossessivo. Capo, dove la devo mettere? Ah, mettila laggiù. No, scusi, mi dica con precisione, non vorrei sbagliare. Ma quanti centimetri da qui? Dice. E poi gli ha fatto una serie di domande finché il capo gli ha detto, ma la metta un po' dove vuole. Il giorno dopo gliel'ha rifatto, il giorno dopo gliel'ha rifatto su un'altra cosa, finché il capo è diventato... Questo dovrebbe darvi qualche idea di come non entrare nella fesseria di ripetersi le stesse cose. Qualunque altra cosa è meglio. Se viene fatto subito si evita di creare la routine. Uno manca di rispetto e l'altro soffre. Uno manca di rispetto e l'altro soffre. Subito. Se no dopo si crea l'abitudine. Una volta una persona, nostra amica, si era sposata e è andata a Roma con suo marito a casa della suocera. Lei era una bella donna, vestita, si era vestita bene, elegante così, ma anche vistoso. La suocera, che era una bigotta, quando ha visto sua nuora così, ha cominciato a criticarla. Dice, ma come sei andata vestita, di qua, di là. Quindi stava facendo l'azione di... Sai lei cosa ha fatto? Ti credi che abbia risposto con le parole? Si è alzata, ha preso un cestino dove c'era della spazzatura, gli è andata dietro e gliel'ha rovesciata in testa. Da allora lei è stata zitta, perché la parte animale della suocera ha capito, non c'è trippa per gatti, si è messa a posto e gli ha sempre tenuto rispetto. Fine di tutto. Anni di psicoterapia risparmiati. Sì, era una persona che era tutto di un pezzo, cioè nel senso che era unitaria, quindi non andava là tremando dicendo chissà cosa succederà, chissà cosa succederà. L'ha fatto come una... cioè non l'ha pensata, l'ha fatta. Perché lei ha fatto un'azione che era così. E lei ha fatto un'azione che era così. Fine. Il gioco è finito lì. Ma tutti e due?